per materiale sarà pubblicato. Potete anche attraverso il nostro sito potete anche richiedere di iscrivervi alla nostra mailing list, per cui gentilmente tenervi aggiornati sull'iniziativa. Questi sono dei sistemi per sincronizzare i telefonini con il cloud, sistemi assolutamente liberi, con dei cloud liberi. Per evitare Google Drive e Dropbox, che sono altre fonti di controllo. On cloud è bellissimo, noi come rete lo usiamo. Questo è Lineage, appunto il sistema operativo che vi dicevo prima. Questo è un social network che stiamo testando, comunque alcuni sono entusiasti, altri un po' meno, ma insomma in ogni caso è un social network libero, una specie di Twitter dei no altri. E infine questo è il logo della nostra associazione. Allora, prima di ringraziarli, volevo, questo ovviamente era solo una breve panoramica, non poteva essere, gli argomenti sono molti, anche e soprattutto sulle intolleranze che passano attraverso gli smartphone. Avete visto un esempio, ma sono centinaia. Le fotografie sono uno dei pericoli più grandi che vengono utilizzati, i finti profili, potrebbe parlare anche di quello, come le persone si spacciano per altre persone, come avete visto, e soprattutto nella fascia d'età dei ragazzini, adesso dai 12 anni in su, diventa un dramma enorme. Lì c'è una legge che è molto complessa, c'è una tutela, ma in realtà non funziona. Il problema è che questo mondo sfugge al controllo sia dei genitori che soprattutto degli insegnanti, che quando si accorgono di qualcosa o è troppo tardi o perché il dramma è già accaduto. Manca tutto un approccio di prevenzione, perché manca la conoscenza della tecnologia approfondita, perché se si conoscesse la tecnologia in modo approfondito si potrebbe elaborare attraverso le unità didattiche, degli insegnanti, delle attività eccetera, questo problema. L'anno scorso abbiamo fatto un progetto che era robotica contro il bullismo come rete, dove i ragazzini hanno sviluppato, utilizzando dei robot, tutte delle dinamiche, cos'è il bullismo e cyberbullismo. E sono arrivati alla consapevolezza di cos'è. Quindi a volte basta soltanto uno stimolo per cominciare a interessarsi, a informarsi. L'associazione è una bellissima associazione che si ricevono informazioni e poi si organizzano dei bellissimi incontri anche. A volte sono un po' per tecnici, devo essere sincero, ma piano piano... Non diciamo quando sono per tecnici. Bravo. Piano piano. Scoraggiamo l'intervento. Come ci siamo avvicinati noi al mondo... dell'open source, cioè delle sorgenti aperte e non delle sorgenti chiuse che vendono qualcosa, che fanno marketing, perché riteniamo che l'etica sia qualcosa di importante al di là del commercio. Credo che prima o poi si riesca anche ad avvicinarsi a questo mondo. Una cosa voglio aggiungere sugli smartphone craccati: non è che vengono craccati o distrutti, no, si cambia il sistema operativo, cioè un altro sistema operativo, ma lo smartphone non è smart, non è intelligente. Si chiama così, ma non è bello o cose del genere, è soltanto che fa il suo uso, quello di telefono. Si fa qualcosa nell'accesso a internet, nello scambio, eccetera, così, ma non ha tutte quelle funzioni che sono pericolose per i ragazzi. Quindi per i genitori potrebbe essere una cosa interessante conoscere questi aspetti. Perché? Perché già avere uno smartphone in quest'ambito permette, dà l'impossibilità di caricare alcune cose che sono poi quei veicoli principali di cyberbullismo. Quindi diventa più pulito, ecco perché dura di più, c'è molto spazio, perché in realtà non si possono installare alcune cose che conosciamo bene, che poi sono quelle più pericolose. Se volete fare delle domande a loro? Sì, sui giochi. Lavoro in un ambiente dove i ragazzi proprio fuggono dalla realtà e si giocano tantissimo con lo smartphone, con il tablet, tutto quello che hanno. Volevo chiedere se ci sono dei giochi, diciamo, non pericolosi. Sì, il Lego per esempio. No, non c'è un centro. No, via. Immediatamente per grossi. Non ci sono, diciamo, sito dove ci sono dei giochi. Non esistono proprio, non esiste. È appunto la natura dell'elemento. Vabbè, come tutte le cose, comunque i giochi sono pericolosi quando si eccede, quando c'è un eccesso, perché io sono convinto, cioè, noi siamo della generazione, cioè io sono del 66, Davide è un po' più giovane, io ci ho giocato ai giochi elettronici, quindi proprio da pioniere.
non me la sento di demonizzare, sono parte anche della mia esperienza di vita. Quelli di adesso non mi piacciono, ma non mi piacciono esteticamente, non è una questione solo di pericolosità o di coinvolgimento. Secondo me, purché non si ecceda, cioè bisogna, è come l'utilizzo dello smartphone. Bisogna concederlo purché non si ecceda. Anche ma è lì il problema, come fare a dire purché non si ecceda? Cioè, deve prima essere con capo un soggetto a non eccedere, ma non è possibile. Questo è il problema. In mancanza di un'adeguata informazione, educazione, è preferibile togliere completamente. Tra l'altro i giochi di adesso, le console di adesso stanno sostituendo quella che era la televisione qualche anno fa, cioè si metteva il bambino davanti alla televisione, una volta c'erano le videocassette, adesso gli si dà la PlayStation e quelli giocano. Non vedo una grossa differenza tra la PlayStation e fargli vedere 47 volte Bambi. No, c'è una differenza, perché per esempio il bambino che vede un cartone animato fatto a matita o ad acquarello riceve alcune determinate informazioni. Il bambino che vede delle immagini tipo vettoriale, cioè fatte a poligoni e dunque fuori dalla realtà, diciamo che il principio che dovrebbe guidare ogni nostra azione è più ci si allontana dalla natura, sì. Più si va, più il danno aumenta, più il rischio e il pericolo aumenta. Credo anche che offrire alternative, se riuscissimo, sarebbe la cosa migliore, cioè, perché i ragazzi credo che sono i primi a scegliere cose belle da fare, da vedere, nel senso. Cioè, questa è la difficoltà. Devono venire messi la conoscenza dell'esistenza. Dell'esistenza, bisogna creare stimoli di darsi che è grande di così. Perché loro dopo a casa sono sempre davanti a questi cellulari smartphone, dicono tutti che fa giochi che non si imparano, dove c'è il papà che viene ucciso con un'ascia. Cosa vorresti fare da grande? Vorrei fare come si dice, quello che traduce, quello che traduce, quello che è il doppiatore di questi giochi alle fra 10